Vediamo come fare un'azione di ingaggio repentina e funzionale, ok? Tralasciando quelli che sono gli aspetti, tra virgolette, canonici, ok? Quindi la posizione in cui sono, io devo ripetere un'azione che sia pertinente sia per un'arma da taglio che per un'arma da sparo che a mano nuda. Quindi se sono qua, il concetto non cambia, ok? A mano nuda. Se sono qua, il concetto non cambia se sono con l'arma da taglio. Se sono qua, il concetto non deve cambiare neanche con la posizione di estrazione di arma da fuoco. Quindi nel momento in cui mi trovo, 1, 2, qua sollevo, estraggo. Dalla posizione in cui sono, vedi che sono in linea esattamente a triangolo, gomito che è in linea col mio piede, gamba in entrata diciamo dell'angolo, ok? Del mio avversario, in questo caso qua adesso effettuo la rotazione, vedete che ho leggermente il busto inclinato a 45, giustamente per evitare che da parte del mio avversario ci sia la possibilità di ferirmi. A questo punto qua effettuerò uno spostamento di rotazione con armamento d'arma. Io prediligo preservarmi, ok, come vedete in questo modo, perché? Perché se ci fosse una bottiglia o comunque una situazione in cui mi dà una capocciata, qualsiasi cosa che può aggiungere effettivamente, se io ho la mano bassa, come spesso si vedono in alcune posizioni come queste, cosa succede? Che se questo subentra, entra non va bene. Se questo subentra qua, non va bene. Se invece io sono posizionato qua, se l'avversario cerca di darmi una testata, la mano in protezione. A questo punto qua ho la possibilità di spingere, ma in questo caso la spinta la do con lo strike dell'arma. Vedete? Ho armato, indietreggio a 45 gradi. Il busto lo devo posizionare in modo tale che sia perennemente appoggiato, okay, sulla gamba avanzata, in modo tale da evitare un'eventuale caduta se io indietreggio posizionando praticamente il busto in questa condizione. Allora, da qua indietreggio, vedete, anche se ci fosse un gradino come in questo caso, non perdo l'equilibrio, mantengo quell'equilibrio costante che mi consente appunto di evadere dalla linea d'attacco dell'avversario, posizionarmi a 45 gradi con l'arma e a quel punto di fare fuoco in caso di bisogno. La cosa deve essere funzionale sia che io porto la pistola in questo sistema con la fondina, sia che io la occulto in quest'altro modo. La cosa non cambia. Se io sono qua, vedete, ho lo stesso sistema di ingaggio. Quindi, dalla posizione in cui mi trovo, 1, 2, 3, 4, entro, carico, indietreggio, peso in avanti, sparo. Chiuso il gomito, mento inserito all'interno delle spalle. Ok? Quindi, stessa condizione, sono qua, 1, 2, carico, estraggo, carico, sparo. 1, 2, 3. Vedete, 1, 2, 3,